Fischio che arriva, è cominciata. Avellino Catanzaro con il lancio proprio di Andreas Braga a cercare Solaro. Arriva il fischio, va Osavi, palla gira alta sopra la traversa. Dunque subito chance per il Catanzaro. Natale, lo specialista dei lupi. Aria affollatissima. Pallone nel mezzo, attenzione all'uscita di Gualtieri. Tale verticalizza subito verso Fusco, c'è Megna su di lui, Fusco con il petto prende posizione Megna, ma Fusco sguscia via, ancora Fusco in aria, lascia Falco col destro piazzato, la parata di Gualtieri. Testa alta, cerca un compagno, va da Maisto, siamo quasi al limite dell'area, palla dentro, magica per Fusco, gol sinistro! Va Di Martino davanti a Secher Rusciano. Di Martino lo serve adesso, anzi no, è una finta. Occhio a Di Martino ancora. La palla per Falco, posizione regolare. Falco, palla dietro per Di Martino. Rovesciata incredibile di Di Martino, la palla alta. Anzi, è Angotti che la mette sul secondo palo. La palla passa e c'è il vantaggio del Catanzaro. Vantaggio del Catanzaro al minuto 25. Un gol abbastanza particolare. Il gol è di Angotti, il gol è di Angotti, non c'è arrivato nessuno e la palla si è insaccata, non l'ha toccata nessuno. Maltese, c'è Mirante che si fa vedere in aria, Mirante va col destro, Maisto, poi Di Martino vuole rinviare, calcio di rigore per il Catanzaro. Arriva il fischio, va Maltese e la palla in porta per il 2-0 del Catanzaro con Salvatore Maltese al minuto 4. Raddoppio dei giallorossi sull'ingenuità di Leo Di Martino. E Avellino che ha regalato praticamente i due gol alla formazione ospite, sia con Angotti e sia questo calcio di rigore. Anche nel secondo, fischio che arriva adesso. E si parte dunque dal 2-0. Angotti, uno schema, bel panno dentro. Del Catanzaro 3-0 al minuto 5, uno schema sul quale l'Avellino è rimasto completamente immobile, schema funzionante, ed è 3-0 del Catanzaro. Biancolino protesta. Natale, qualche metro a disposizione davanti a sé, va da Maisto in aria, attenzione a Maisto, in mezzo a 4, Maisto, Fusco deve girarsi, palla sul sinistro, ancora Fusco, prova ad andare, la giocatura di Fusco al sinistro, Salvatore Fusco, mamma mia, che golasso dell'attaccante dell'Avellino al minuto 15, il gol più bello della giornata, mezzo a 4, sgusciato via, diagonale sinistro. Arriva il fischio, va Maisto, gol sinistro sul palo del portiere, attento Gualtieri. Ruffino, occhio al Catanzaro però con bel panno. Entra in aria, Belpano palla sul destro, lascia Ruffino, il sinistro, c'è il gol del Catanzaro, che ha fatto un po' quello che ha voluto qui al 25esimo, il 4-1, porta la firma il Ranieri Ruffino. Palla in aria, attenzione a Fusco col destro, Sasa Fusco, e l'Avellino accorcia di nuovo le distanze al 39esimo, la doppietta di Salvatore Fusco, sempre lui, proprio lui, 4-2 Catanzaro. A testa Osaie, ancora Gian Pietro di testa, la palla passa, occhio adesso Fusco, uno contro uno con Megna, la palla per Maisto in aria, Maisto col destro, la parata di Gualtieri, grande chance per l'Avellino al 44esimo, avrebbe riaperto clamorosamente i giochi l'Avellino con Maisto, destro troppo centrale, e avrebbe dato in là ad un assalto finale clamoroso. Nulla di fatto però, Tignani non ha dovuto compiere interventi, dall'altra parte l'Avellino invece ha impegnato più volte
estremo difensore del Catanzaro. Finisce qui, il Catanzaro vince 4-2 al Partenio Lombardi al termine di una partita ricchissima di emozioni e di gol.